Oh, buongiorno, ben ritrovati. Allora, vediamo che cosa succede oggi sui quotidiani in questa strana nostra rassegna stampa, anche perché ci sono molte cose interessanti nel giorno dei colori. Oggi è, vediamo un po', intanto condividiamo anche da qui e vediamo se da qui riesco a leggere i commenti o come al solito abbiamo problemi. Ciao Sabri, Carlo, buongiorno, ben trovati a tutti. Via l'audio qua. Allora, dunque, che giorno è oggi? L'8 gennaio. Oggi è l'8 gennaio, vi dico cosa troviamo sui giornali, il caso America ancora che è un po' dappertutto e con il tentativo di rimozione di Trump, ci sono tutte quelle vignette di ironia per cui che cosa potrà mai fare ancora Trump, c'è questo occhio di Trump nelle vignette che cade sul bottone delle bombe atomiche, ma lasciamo stare ovviamente questo caso, stiamo sulle nostre, anche perché poi in realtà il caso Trump incide anche sugli attacchi che Renzi fa a Conte perché quel famoso Giuseppe Giuseppi e una presunta amicizia eccessiva tra i due non porta Conte a condannare a sufficienza, secondo Renzi, quanto successo per causa di Trump in America. Ma dopo ci arriviamo. Ciao Radames, questa sera a Ring su Telequattro torniamo con il sindaco Roberto Di Piazza in apertura, poi tutti gli altri ospiti, quindi discuteremo anche un po' della città di Trieste. Buongiorno Ferdinando, poi alla fine di che colore saremo? Bravo Max! Allora. È l'8 gennaio, dunque parliamo di cosa ha detto Fedriga ieri sera, cosa è successo a Treviso con le telecamere per controllare chi fa il furbo e esce nonostante la quarantena e l'isolamento fiduciario. Arcuri che cosa dice? A che punto siamo con i vaccini? A Padova in coda per andare all'IKEA, oggi lo racconta Roberta Polese sul Corriere del Veneto. I mondiali di sci, un caso ancora sui vaccini, dopo lo spiegheremo meglio. L'America abbiamo detto e Zaia. Allora, Zaia ovviamente che chiede: siccome siamo più bravi, facciamo più dosi, dateci quelle delle altre regioni. Cominciamo di Trump, vi ho detto, ma voglio cominciare esattamente come ieri da quello che abbiamo scelto ieri mattina, cioè gialli ieri e oggi. Domani, dopodomani, arancioni e poi chissà, chissà lo sapremo oggi, perché oggi è il giorno in cui si decidono i famosi colori, dovremo aspettare chissà quando, chissà quanto. Fedriga ci ha anticipato in questa intervista ieri di Ring, ho finito i pennarelli, Aldo, grandissimo, per colorare il nostro calendario e capire di che colore siamo, abbiamo finito i pennarelli. Bene, Federica ha anticipato proprio a Ring come in teoria, secondo questi dati con l'RT a 0,91, dovremmo essere arancioni in Friuli Venezia Giulia, dice Federica, ma aspettiamo questa sera, mentre il Veneto rischia concretamente di andare in arancione, così come altre regioni, mi pare la Lombardia. Forse anche il Lazio, insomma il Molise, non mi ricordo bene più. Saremo in colore pois. Ieri sera abbiamo avuto il nostro mitico Furian che ha fatto Giuseppi Conte a Ring e quindi ha detto saremo a pois. Uno deve rispettare, uno 10 rispetta le regole, uno fa quello che vuole, secondo questa ricostruzione del nostro Giuseppi Conte Flavio Furian. In due in macchina solo per un giro alla volta, ho finito i pennarelli. Ciao, vi risulta nel weekend non si può far visita amici e parenti, io non capisco più nulla. Vabbè ragazzi miei, guardate, ormai la confusione è tale, ho appena letto di no, non lo so ragazzi, non voglio dire cose che non so e che perché ormai siamo tutti confusi. Bene, Federica dice questo: oggi vedremo se il Veneto è arancione e appunto il Friuli Venezia Giulia giallo come pare. Su questo ci sono tutta una serie di ricostruzioni, ma bisogna solo attendere oggi pomeriggio e parto da un'altra cosa. Federica ci ha raccontato più aspetti ieri in questa lunga intervista. Uno di quelli che più mi ha colpito, e sapete quante volte ne abbiamo parlato di quei famosi 14.000 medici, 4.000 infermieri, il bando di Arcuri, arrivano, non arrivano, ci sono le 5 agenzie interinali che gestiscono le assunzioni di questi medici e infermieri che poi saranno quelli deputati alla vaccinazione. Ciao Franco, un abbraccio. Qualunque colore sia, brava Paola, i bar e i ristoranti sono i più penalizzati. Ieri sera avevamo Federica Suban, uno dei ristoranti più celebri, insomma, in Italia, Trieste, e che dice che no, ovviamente non hanno aperto nemmeno loro. Perché volevo partire dai ristoranti? Perché ieri abbiamo detto un pensiero dedicato ai ristoranti che oggi potrebbero aprire, ma hanno le difficoltà perché anche aprire ha un costo e non sai se quel costo poi lo puoi ammortizzare per aprire appena 24 ore, 48 ore e per poi
poche ore al giorno, perché non è vero che va a fare il pranzo alle 16, alle 17, quindi solo per pranzo. E risultato, in effetti, ieri non ha aperto quasi nessuno, cioè quasi nessuno dei ristoranti, pur potendolo fare ieri e oggi, ha aperto, perché c'è questa incertezza. Vedremo se il Friuli Venezia Giulia è giallo e appunto da settimana prossima apriranno. Cosa vi stavo dicendo? Dei famosi rinforzi che Arcuri metterebbe in campo per andare per il piano vaccinale. Quanti ne aveva promessi al Friuli Venezia Giulia entro gennaio? 3. Lo ha detto Federica. 3 persone. Cioè, quindi noi in questo momento, che dobbiamo correre con le dosi che ancora comunque non ci sono, nonostante il via libera anche a Moderna, ma ne arriveranno pochissime in Italia, finché non c'è AstraZeneca abbiamo ben poco da fare. Dobbiamo correre per vaccinare chi vuole riuscire a proteggere la maggior parte della popolazione. Usiamo il personale delle regioni che stiamo distogliendo da altro, compreso i tamponi, cioè le persone, che i medici, gli operatori che stanno facendo tamponi spesso vengono dirottati per fare i vaccini in questa fase. E Arcuri dice, raccontato da Federica, evidentemente ce la fate, quindi tenetevi quel personale, ve ne mandiamo 3. Ovviamente Federica a quel punto gli ha spiegato bene qual è la condizione allo stato attuale delle regioni del Friuli Venezia Giulia, gli ha detto guarda che con 3 non facciamo niente, avevi detto che ce li dovevi mandare tu. Pare che dei 1200, lo dicevamo ieri, assegnati al Veneto, 300 al Friuli Venezia Giulia, 30 arrivino appunto a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, entro la fine di gennaio, ma questo gliel'ha dovuto spiegare i governatori. Cosa dice Zaia? Noi siamo i più virtuosi, poi oggi vedremo insomma che cosa commenta, se ci lascia capire come intendere, come andremo verso l'arancione o il giallo. Insomma, oggi probabilmente Zaia qualcosa in più lo sa e lo dirà alla conferenza stampa che seguiremo in diretta alle 12.30. Non ne posso più, domani zona rossa, Conte non sta facendo le cose fatte come si doveva. No Gianna, non si confonda, domani arancione, attenzione. E allora qual è tra l'altro lo scenario ricordato dai ristoratori ieri a Ring? Che in realtà, anche se è giallo settimana prossima, il weekend comunque è arancione per tutti, a quel che abbiamo capito. Quindi voi immaginatevi che cosa significa per un ristorante aprire quando i soldini li fa di più nel weekend e aprire per la sopravvivenza durante la settimana, che non porta grandi introiti, perché il weekend si è arancioni. Zaia dice siamo i più virtuosi. A proposito dei vaccini, oggi sono 413.121 in tutta Italia, il Veneto 45.919, in Friuli Venezia Giulia 9.381, quindi quasi 46.000 in Veneto, 9.300 in quasi 9.400 in Friuli Venezia Giulia, totale 413.000. Zaia dice sui vaccini è una cosa interessante, la dice anche Federica, noi siamo i più virtuosi, corriamo, li facciamo, dateci le scorte delle altre regioni, perché sulle scorte c'è il caso Modena, che adesso vi diremo. Che cosa vuol dire? Cioè, dateci più vaccini perché possiamo vaccinare noi, li prendiamo pure da altre regioni. Invece Federica fa un ragionamento diverso. A me piace molto interessante quello che dice il governatore Friuli Venezia Giulia, cioè per evitare che poi ci troviamo senza vaccini, arrivano in ritardo, non parte l'aereo Pfizer lo vende ad altre parti del mondo, insomma lasciamo perdere questo aspetto ultimo, insomma, che era una ricostruzione dei giornali della giornata di ieri, quindi ne arrivano meno a noi perché magari ha onorato altri contratti la Pfizer. Allora Federica cosa dice? Partiamo e lasciamo una quota di magazzino di una settimana, quindi non partiamo vaccinando e finendoli tutte quelle dosi, ne lasciamo una quota in modo che mano a mano che arrivano altri rifornimenti noi abbiamo sempre quella quota di magazzino che ci consente di andare avanti anche nei momenti in cui dovessero esserci dei ritardi, e soprattutto perché per la seconda dose bisogna rispettare la distanza di 21 giorni, insomma c'è un po' di lasco, ma chiaramente non è che poi quello che si deve fare è richiamo tra 21 giorni, ormai ci avviciniamo già al richiamo rispetto al 27 dicembre e ci troviamo senza dosi. Quindi chi non fa i vaccini cosa succederà? Io ho paura, l'importante è che ci sia la maggior parte che li fa, no? Ma poveri ristoranti, un bel caos. Elisabetta, esattamente così. Il caso Modena, c'è un'indagine, ci sono i NAS, cosa fanno? Ciao Enrico, buona giornata. Arrivano questi vaccinatori, insomma, i medici, operatori, infermieri, che a fine sera si accorgono che hanno finito l'elenco delle persone e restano delle dosi all'interno delle boccette. Cosa fanno secondo questa indagine? Chiamano i parenti, la figlia di uno di questi fa il selfie classico, lo mette sui social e ovviamente si scatena la polemica. Cioè quale polemica? Questi invece di chiamare l'elenco continuare con l'elenco anche delle persone del giorno dopo, magari anticipandole la sera, fanno il vaccino ai propri parenti. Quindi voi immaginate, ovviamente in questa
filiera del controllo, del furgone che arriva scortato, dell'aereo di Stato e di tutta questa filiera della logistica, cosa succede? Poi li diamo in mano magari a qualcuno che ovviamente fa il furbo, e questo è il rischio maggiore. E addirittura c'è sui giornali oggi la ricostruzione per cui, se nelle boccette dovesse risultare, non è smaltita correttamente, dovesse restare un po' di questo vaccino, lo potrebbero riempire di boccetta in boccetta fino a farne una intera con 6 dosi e venderlo al mercato nero. Cioè, ci sono tutte queste ricostruzioni per le quali ovviamente non c'è un controllo alla fine di questa filiera, e il rischio ovviamente di mettersi in mano a qualche furbetto. Ieri ha destato grande polemica a Treviso questa cosa, e sui giornali la trovate, l'abbiamo raccontato su Antenna 3, delle telecamere, come si chiamano, T-Red, vabbè, insomma, le telecamere, quelle dei semafori, non solo, le telecamere di videocontrollo in città, che vanno a verificare se l'auto intestata alla persona che magari in isolamento fiduciario non sta circolando in città, e c'è più di qualche caso, ci sono 10 persone, 10 fascicoli aperti a Padova invece su indagine di chi è uscito nonostante l'isolamento, di chi racconta dovevo comprare il pane, come faccio da sola, a parte che esistono 10.000 possibilità ormai dal primo lockdown di farsi aiutare con la spesa e chiamare qualche parente. Immagino che qualcuno, più di qualcuno, sia in reale difficoltà, ma queste persone che dovrebbero essere in isolamento non ci stanno, e allora poi non ci lamentiamo perché le regole non vengono rispettate. È vero, l'ho detto ieri sera a Ringa, che però anche i controlli sono stati molto blandi, e ora che i controlli li annunciano con le telecamere intelligenti per verificare se l'auto di una persona che dovrebbe essere in isolamento è realmente ferma o sta circolando per la città, poi ci lamentiamo. Però si rischia da 3 mesi a 3 anni una multa da 500 a 5.000 euro per epidemia colposa, e sapete che questo reato però è difficile da dimostrare. Ci potrebbero vaccinare direttamente al ristorante, Diego, ci vorrebbe una filiera pazzesca. Però adesso cos'è successo? Che anche ieri sera la ristoratrice Federica Suban dice: ma allora, se noi siamo in pericolo, siamo un pericolo, siamo sacrificabili, fateci riaprire, vaccinateci prima di tutti, perché le persone stanno sedute, stanno senza mascherina, vaccinate anche noi. Invece cosa succede? Dal piano probabilmente verranno vaccinati i maestri professori in una delle prossime fasi, forse quella da febbraio, fine febbraio marzo, che include anche gli ultraottantenni. Questo potrebbe essere lo scenario. Federica ci ha raccontato anche in questa intervista di Arcuri, che dice: cosa, secondo il suo piano, che a fine agosto sarà vaccinato il 100% degli italiani. Poi 100% non è possibile, perché sapete, lo vediamo molto bene anche qui, come alcuni, molti forse, scelgano di non vaccinarsi, almeno in questa fase. E quindi, secondo Arcuri, a fine agosto ci sarebbe il 100% di vaccinati. Voglio raccontarvi due storie, Galli e Ippolito, poi le leggete sui giornali di oggi. Galli: lo aspettavo al varco. Galli: troppe libertà e stiamo pagando gli errori di Natale. Lo ha detto anche questa volta, lo ha detto dell'estate, lo ha detto di tutto, anche non azzeccandone una sull'estate, perché non c'entra niente ovviamente la vacanza e tutto quello che per le quali ci volevano colpevolizzare. Galli: stiamo pagando gli errori del Natale, troppe libertà. Sul caso vaccini ancora, no, sul sì, legato ai vaccini, Ippolito però sul gruppo Jedi di oggi dice questa cosa che colpisce molto: la variante sudafricana potrebbe ridurre l'efficacia. E questa è la classica cosa che fa bene in questo momento, diciamo, sul fronte della fiducia. L'allarme del direttore scientifico dello Spallanzani: per comprendere la risposta dei vaccini a questo rischio occorrerà tanta ricerca. Speriamo davvero che non sia così, perché dopo la variante inglese c'è la variante sudafricana, insomma, e vediamo quale altra variante ci sarà in futuro. E Franca addirittura: no grazie, perché toccati sulla proprietà? Io lavoro in una trattoria, sono a casa da novembre, Antonella, solo 180 euro di cassa integrazione, e noi discutiamo ovviamente dei massimi sistemi, e poi la realtà del mondo è questa. Vi ho detto un po' tutto quello che pensavo sui mondiali di sci a Cortina. Si va avanti, si procede, però saranno a porte chiuse, e questo è veramente brutto. Zaia, sapete, aveva detto magari rinviamoli, era meglio, ma saranno così. Mondiale di sci, peccato, è un'opportunità molto importante, e quindi saranno in questa formula. A Padova, ovviamente, oggi lo racconta il Corriere del Veneto, lo dicevo, è consentito, zona gialla, sono in ordine, sono in tanti, sono in coda a distanza in un ambiente enorme,
ma dobbiamo colpevolizzare le persone perché sono andate all'IKEA ieri. Sono andate all'IKEA, erano in coda, come tutti quanti, ordinati a distanza in un ambiente enorme. Sono andati all'IKEA in centinaia! Pensate quale grande problema possa essere negli unici 2 giorni in questo gioco dell'Ocas assurdo di una settimana arcobaleno. La settimana arcobaleno. L'America egemone in declino, questo ormai è chiaro a tutti, l'abbiamo detto, Cina e Russia ridono, oggi lo raccontano molto bene anche i giornali, e quindi il mondo dell'Occidente ormai è in forte difficoltà con questa America divisa e ferita. Viene preso di mira, come vi dicevo, anche Conte, perché la sua condanna sarebbe stata troppo soft, così come quel tweet di appoggio o di complimenti per il risultato delle elezioni del 3 novembre, in cui non cita Biden, dice bravi americani, grande esercizio di democrazia. Questa, stavo per dire una parolaccia, questa cosa viene presa da Renzi come scusa per attaccare ulteriormente Conte. Questa veramente è una follia, diciamo, su questo aspetto almeno, come immaginerete, perché prendersela con Conte perché amico Giuseppi non condanna con troppa violenza, pur avendolo fatto, diciamo, non colpevolizza Trump a sufficienza, secondo Renzi, giustificherebbe ancora un ulteriore attacco per questa crisi di governo invece tutta italiana. Va bene, penso, spero di avervi detto un po' di tante cose del Nord-Est, vediamo cosa ci racconta oggi Zaia. Dobbiamo fare una manifestazione, farci sentire, non solo parlare, non lo so Gianna, tra poco, oggi pomeriggio, insomma, mi pare sono in piazza qui a Trieste, l'hanno fatto ieri la rete studenti media in Veneto, le mamme invece e gli insegnanti, mi pare, i ragazzini, perché la scuola la vogliono aperta. Io, sapete, su questo invece sono d'accordo, almeno sulle superiori. Se un compagno di mio figlio in classe è positivo, tutta la classe quindi va in quarantena, ci vanno tutti i genitori con i figli, inteso tutta la famiglia? No, Alba, è proprio questo il problema. Ci riferiamo al Veneto in questo caso. Il caos che si va a generare con questa nuova ordinanza, lo sappiamo, è dolorosa, però è un macello. Cioè, con un positivo tutta la classe va a casa per 10 giorni, il tampone si fa dopo 10 giorni, quindi quello è isolamento fiduciario. Isolamento fiduciario non porta una giustificazione per cui il genitore, che magari è fortunato e lavora, debba avere una scusa per poter stare a casa. Non ce l'ha quella protezione. Quindi come si fa? A Milano dobbiamo bloccare tutto. Christian, buongiorno. La Cina ringrazia per la sconfitta di Trump, adesso conquisteranno anche gli USA oltre all'Europa. Certo, guardate oggi il Gazzettino ancora una volta, continua con questa inchiesta, noi anche sul fronte Venezia, e racconta come ovviamente l'amministrazione comunale pensa di mettersi al riparo, controllare anche i passaggi di denaro e tutto quello che ovviamente è qualità della vendita a Venezia, ma il problema è l'acquisto, cioè quello che si vengono a comprare a Venezia. Ci sarebbe una regia unica, raccontava ieri il Gazzettino della Cina, ma insomma queste sono cose che seguiremo giorno dopo giorno. Bene, spero di avervi raccontato un po' di cose, ci vediamo stasera su Tele4 alle 21 sul sito ferdinandovarino.it, oggi pubblicheremo un po' di estratti appunto anche della trasmissione. Ciao, buona giornata.